Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia. E io sono Mattia. E nel video di oggi ti parliamo di assegno temporaneo unico. Quando arrivano i pagamenti? Poi di reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. Ma prima di cominciare, se hai qualche domanda, scrivila pure nei commenti. Se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, metti un like. E soprattutto, se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani. Oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. Poi, piccola novità, se ti va, iscriviti anche al nostro secondo canale, Redazione Radio UCI. E ora possiamo dare il via al nostro appuntamento di oggi parlando di assegno temporaneo unico, la misura ponte dell'assegno unico universale, di cui ormai sappiamo tutto, tranne le date di pagamento. Infatti, come in tantissimi ci state segnalando nei commenti, pur se la domanda risulta accolta, al momento non si vede ancora l'ombra dei pagamenti, come lamenta giustamente Angelo, doveva essere luglio, poi agosto e adesso settembre. Insomma, al momento non ci sono indicazioni più specifiche sulle date, se non un malinconico nei prossimi giorni, come risposta da parte di INPS su Twitter. E speriamo sia davvero così, visto che abbiamo ormai superato la metà di agosto. Tuttavia, anche se dovessero tardare ulteriormente, cosa che certamente è sgradita, sappiamo comunque che non perderemo i pagamenti dei mesi passati e quando la misura entrerà a regime riceveremo le mensilità come arretrato. Al contrario, settembre sembra proprio il mese in cui sarà possibile ottenere l'integrazione dell'assegno temporaneo sul reddito di cittadinanza. E per rispondere a Michela, se vogliamo controllare quanto ci viene integrato, basterà andare sulla pagina INPS dedicata al reddito di cittadinanza e cliccare sull'importo totale RDC che riceviamo oppure sul pollice verde dei requisiti economici. E sempre in tema di reddito di cittadinanza, colgo l'occasione per rispondere al volo a Giosiana, che ci chiede se dopo il rinnovo la card resta la stessa o se va ritirata una nuova carta poi quando arrivano le ricariche. Ciao Giosiana, in caso di rinnovo RDC, se la persona che presenta la domanda è la stessa che aveva presentato la prima domanda in assoluto, allora la card RDC resta la stessa. Al contrario, se la domanda di rinnovo viene presentata da un membro diverso del nucleo familiare, allora viene emessa una nuova card che va ritirata in Poste. Per quanto riguarda le date, invece, dopo il rinnovo, la prima ricarica o ritiro della card avviene intorno alla metà del mese successivo a quello della domanda. Ma per agosto, proprio considerando che il 15 cadeva di domenica, le ricariche della prima finestra sono state anticipate di qualche giorno. Poi, dopo questa prima ricarica, le altre torneranno ad arrivare per la fine del mese. E chiudiamo il video di oggi parlando di reddito di emergenza, di cui sappiamo sono iniziati ad arrivare gli esiti con tanto di date di pagamento riferite al 18-19 agosto. Tocchiamo l'argomento per rispondere, in particolare a due domande. La prima dell'utente Luca Laura, che a tale proposito ci chiede quale delle due sia la data vera. Beh, la verità è che, per qualche ragione, tutte le date di pagamento del REM hanno subito uno spostamento in avanti di un giorno, quindi direi che la data da prendere a riferimento sarà quella del 19. Poi, domanda numero 2, che ci chiede Elena, cosa fare se la nostra domanda di REM viene respinta? Per prima cosa bisogna considerare per quale ragione la nostra domanda è stata respinta. Ad esempio, nei casi di incompatibilità con il reddito di cittadinanza c'è poco da fare. In altri casi, e cioè quando la nostra domanda è stata respinta per errore, perché magari le informazioni che INPS aveva a disposizione non erano corrette, allora sarà possibile presentare istanza di riesame della domanda, ad esempio tramite il patronato, direttamente alla sede INPS oppure ancora online, magari tramite PEC, allegando tutti i documenti necessari a dimostrare che la nostra domanda è stata respinta ingiustamente. Detto questo, noi ti ringraziamo per aver guardato fin qui. Se hai domande, scrivile pure nei commenti. E noi ci sentiamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao.